prima della pausa a Rotu Samarcanda. Dopo aver ultimato la visita alla splendida Bukhara, in onore o al rispetto alla religione islamica, hanno formato dei ginnasi dove separatamente li insegnavano e hanno voluto allontanarli dalle madrasse e sono riuscite. Il loro obiettivo era chiudere tutte le madrasse, queste qua. A partire dal XIX secolo, sotto l'influenza del colonialismo europeo, molte madrasse assunsero la configurazione di università, insegnando anche dottrine non teologiche. Qui si sono studiati i versi delle poesie di Navoi, del quale mi piace ricordare queste righe. Siate comprensivi con gli esseri umani, fatale è l'inimicizia. Vivete in amicizia, dunque, non esiste miglior sorte. Autore di poesie liriche, prose, trattati scientifici, fondatore della letteratura uzbeka e statista, umanista, patrono di scienziati, pittori e artigiani, Alisher Navoi, nato nel 1441, è senza dubbio una delle personalità più importanti della letteratura dell'est medievale. E ora, tutti sulla propria motocicletta. La strada da percorrere è lunga. Solo un giorno di pausa, dopo un brutto spavento, e di nuovo in moto. Sì, dai, finalmente, perché in pullman era noiosa e poi volevo finirla in moto. La carovana Scotti, composta da 22 imprenditori italiani, riparte alla volta di Jan Gigazgan. Ci attende una nuova notte in tenda. Il viaggio di oggi vedrà 328 km di asfalto e sabbia prima di arrivare a destinazione. Il caldo ha messo a dura prova i nostri eroi. Antonio si è sentito male e ha lasciato la sua moto a Mikhail Fedorakin. Parlo italiano bene. Presidente degli Steel Scorpions, gli scorpioni d'acciaio uzbeki. Il sole però non fa sconti, soprattutto non va d'accordo con l'amica preferita di Mike, la vodka. Cos'è successo? È successo che si è sentito male, mi è passato davanti, mi ha tagliato la strada. Dopodiché l'ho evitato e si è affiancato. Cos'è successo, mio amico Maiko? Solari, soleil. Botta di sole, botta di calore, too much sole. White brick. È rotto, è spezzato in due. Ma lui è uno steel scorpio, uno scorpione d'acciaio. And you can do everything, ok? Yes. Adesso si riposa un po' in autobus e Antonio riprende la moto. Mancano 20 minuti. Just 20 minutes and we arrive at the restaurant. We relax a little bit in the bus. Abbiamo piegato l'amico uzbeko. Italia 1, Uzbekistan 0. Metà gruppo si ferma, carica il presidente degli Steel Scorpion sul pullman per poi ripartire e raggiungere gli altri in un ristorante di Navoi. Prima sosta di questa lunga giornata in moto. Siamo fermati in un ristorante con un bellissimo giardino esterno e qui mi sa che si mangia bene. Io proverò, anzi riprenderò il montone. Questo è il plot. Riso e carne, sembra un osso di montone. E ovviamente l'aglio. Paella. Immancabile. Una paella uzbeka di aglio e montone. Dall'ottimo odore, scusatemi, esigenze tecniche. Buono. Veramente buono perché è anche dolce, ma gli esperti del riso siete voi e me lo dovete dire voi. Mangeremo dopo. Riccardo? Morotta è un ragazzo che molto meno fortunato di noi, però ha uno sguardo incredibile e sono bastati un po' di pennarelli e un quaderno per dargli un sorriso commovente. Grande ragazzo uzbeko Morò. Il sole ha già iniziato la sua discesa verso ovest e noi abbiamo raggiunto la località di Jan Gigazgan. Adesso 2 chilometri di sterrato ci separano dall'accampamento tendato in cui trascorreremo la notte. Altra dura prova per i nostri centauri che devono arrivare al campo in sella alla propria moto.
qui non sono ammessi sconti. Siamo in campagna e questo è uno degli spettacoli che ci si presenta davanti. Riccardo? Arrabbie! Azak Biek! Orda Biek! Orda Biek! Boss! Va. Boss! Ah. E tu? Irriconoscibile lui. Per il sole si è protetto. Bel trattore, eh? Nice car! Allora, come siamo messi qui? Molto bene. Siamo arrivati anche oggi, molto bene. Questa volta però non sono tendine. No, sicuramente il campo tendato è migliore dell'altro. E stanchi, distrutti. Ho preso una sbandata e mi sono letteralmente spaventato, però fortunatamente sono vivo e adesso sto brindando. Giustamente. Voi? Altra giornata dura, complicata, strade così così, le moto si sono comportate comunque bene, l'andatura l'abbiamo mantenuta in sicurezza, quindi senza rischio per nessuno. Tanto caldo e la steppa è proprio qua. Immensa. Antonio, che ha avuto un bonus sconto e il caldo l'ho obbligato un po' sull'autobus, come lo vedete voi altri centauri? Perdonato o deve pagare penitenza? Assolutamente sì, perché insomma dobbiamo aiutare tutti nei momenti del bisogno, quindi. Specialmente nel bisogno. Queste più che tende sono proprio gli yurka, i capanni tipici. Sacchi di juta all'esterno, una struttura di legno, telaio che le sostiene e poi un tetto di paglia. Andiamo però a vedere prima le docce, perché nonostante siamo nel bel mezzo di un deserto semisabbioso, c'è l'acqua. Vi faccio vedere la pelle di daino per uomo. Con questa pelle di daino ci si può asciugare tutto. Sicuramente più grande di quella di casa mia e anche con un certo stile. Allora, con parsimonia ma un po' d'acqua ce la godiamo anche noi, almeno per toglierci il sale del sudore e la sabbia. E quando attraversi queste zone è inevitabile che ti accarezzi. Buonasera! Carissimo, tutto bene? Benissimo! Le docce, non ci crederete, ma hanno una pressione il doppio di quella dei campeggi. Perfetto. Del bel paese. Siamo ottimo, allora almeno in questo. Male. Non solo la doccia è un regalo inaspettato e davvero molto gradito, ma guardate i bagni. Ognuno ha il suo asciugamanino. C'è addirittura una caldaia, nota anche a noi europei. I lavandini carini. Che sorpresa, chissà cosa ci aspetta per cena. Buono? Era buono. Cosa c'è dentro, ce lo sapresti dire? Patate sicuro, carne, credo d'agnello, carote, forse cipolla perché sta dappertutto. O aglio, tanto per cambiare. Aglio se vuoi qualcosa con l'aglio, prendi quelle carotine lì che ci hanno appena un filino. È vero, forse oltre ad essere un antibiotico naturale aiuta anche a resistere al caldo. Aglio sì o aglio no? Aglio sì. Allora Dani, come sta andando questo viaggio? Benissimo. Sicuro? Leggero, vero, come trucco? Una delle più leggere che hai mai fatto? La peggio, più pesante. Appena finiti di mangiare, ci sarà una sfilata di moda. Lubov Borovsky, luxury brand. È questo casa di moda che è di Uzbekistan. Va abbastanza bene nel giorno di oggi. Mi chiamo Lubov Borovsky. Qua. I need you right now.
right. Let's get lost tonight. You could be my black Kate Moss tonight. E con questa gradevole sorpresa si conclude la nostra giornata. Domani ci attendono soli 120 km, si fa per dire, per raggiungere la celebre Samarcanda, capitale culturale della Via della Seta, ma anche nostra prima meta importante per la missione di Charity, sempre se i nostri eroi andranno a letto presto. Bravo, bravo. Padroble, spasiba, bravissima. Ljubov Borevski, bravissima, bravissima, grazie, thank you. Vieni, vieni, facciamo un applauso anche a lei, signori, facciamo un applauso anche a lei. Sì, che ci ha aiutato tutta la sera. Avevo due tromboni in tenda. No, ho dormito tanto. Letto comodo, no? No, comodissimo, veramente comodo. Ieri sera a che ora sei andato a letto? Lo sai che non avevo idea di che ora era, però appena mi sono appoggiato... Dopo il concerto. Dopo aver percorso quasi 330 km in moto per raggiungere Yanjigatskan da Bukhara, la carovana Scotti ha trascorso la notte in un villaggio tendato, dormendo nelle yurta, le abitazioni dei nomadi e degli agricoltori locali. Adesso è l'alba ed è ora di rimettersi in viaggio e raggiungere Samarcanda. Per fortuna i chilometri sono solo 120. Abbiamo solo della sabbia da affrontare prima di raggiungere la strada principale. Un gruppo di noi è partito prima per fermarsi al lago Haidarkul. Ma avendo fatto il bagno nudi, non potremo mostrarvi troppe immagini. Io e il resto della carovana ci riuniamo lungo la strada, un rettilineo d'asfalto che taglia in due questa parte del Kizilkum, letteralmente deserto giallo, che con i suoi 200.000 km quadrati si estende dal Turkmenistan al Kazakistan, tagliando in due l'Uzbekistan. Ci aspetta solo una veloce sosta prima della nostra meta, la casa di accoglienza Beringol a Samarcanda. Mitan, Mitan. Mitan, siamo a Mitan. Okay. Your name? Gianluca. 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 E qui mangeremo anche qualcosa. Vediamo subito cosa. Intanto la gente locale sta ammirando questa carovana di moto, come fossero quasi delle astronavi. Anche loro hanno moto, prevalentemente russe, le Ural. Abbiamo anche visto qualche giorno fa dei ragazzi fare sterrato, anche meglio dei nostri rider, perché abituati. Una sorta di samosa, l'abbiamo già visti, questi sono più grandi però, sembrano qui belli pieni di burro. E tra poco entreremo in città. Che città, ragazzi? Non vediamo l'ora. Ci
I chilometri fatti sin qui hanno accorciato le distanze simbolicamente, le distanze tra noi e la realtà che abbiamo fortemente voluto incontrare. Ad attenderci infatti troviamo i 150 bambini della casa d'accoglienza Merin Bonlik, una casa riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione Uzbeko, che ha avviato un programma di rafforzamento familiare per oltre 150 bambini e ragazzi, scongiurandone i rischi di abbandono e sfruttamento. Siamo giunti fino a qui per portare il nostro aiuto a loro e non nascondiamo alcuna emozione di fronte a questa realtà così distante dalla nostra, eppure fatta di sorrisi giovanissimi, ai quali speriamo di portare un po' di sostegno per alleviare almeno in parte le sofferenze dovute all'abbandono. Questo in fin dei conti lo scopo di questo viaggio straordinario. Anche se adesso siamo solo a metà della nostra avventura. Ora però torniamo bambini anche noi e godiamoci questo momento tutti assieme. Cosa ci hanno portato come benvenuto, Beck? Il pane, c'è questa tradizione qua che stacchi un pezzettino di pane che sto portando, ecco di là. E un po' di sale e lo metti in bocca, è un benvenuto tradizionale. E lo mangi giù dopo? Sì, lo mangi. Se vi offrono del pane adesso, ve lo stanno portando, mangiatene un pezzettino con il sale, è una tradizione locale di benvenuto, d'accordo? Un pezzettino a ciascuno. È un piacere per me essere qui con tutte queste persone, con i miei collaboratori, con l'organizzazione, ma soprattutto, mi ripeto, con questi bambini e con le loro insegnanti. È un gesto piccolissimo di amicizia, un gesto piccolissimo di solidarietà e un onore per me, mi ripeto. È un'emozione grandissima, qua ci sono 150 bambini che chiedono solo una cosa, chiedono affetto. Noi gliel'abbiamo portato, al di là del fatto che c'è un nome dietro, c'è un'azienda, ma gliel'abbiamo portato col cuore e con la nostra voglia di essere qui, nient'altro. Quindi dimentichiamoci per un giorno del fatto che è una charity, ma è qualcosa di più, è una forte emozione che viene al cuore, e vedere questi bambini ti verrebbe veramente la voglia di restare con loro per tanto tempo. Quindi. Allora, mi ha detto che parla inglese, lo dicono in tanti, ma parlano solo due parole, thank you e va bene. Vi racconteremo poi noi qualcosa di questo istituto incredibile e della gentilezza, il sorriso, Children incredibile, casa dei bambini, che ha il popolo uzbeko. Scusatemi, ma non potevo lasciare il grande Roberto, il professore, fuori da questa avventura. Dopotutto è anche grazie a lui e alle sue canzoni che ricordiamo il nome di questa città evocativa, la mitica Samarcanda. Brucia nella gola vino a sazietà, musica di tamburelli fino all'aurora, il soldato che tutta la notte ballò, vide tra la folla. Domani visiteremo le tre grandi madrasse di Piazza Registan.